Ventesima giornata nel campionato Under 15 regionale e all'Ambiente Stadium va in scena la sfida tra il Camaro e la Folgore Milazzo. Da un lato i padroni di casa, seconda forza del torneo e in serie positiva da 6 giornate, dall'altra invece i Mamertini in lotta per evitare i playout. Senza lo verde scelta, mister Domenico Moschella conferma il 4-3-3, ma con qualche novità. Rantuccio in porta, in difesa c'è Licciardi nell'inedito ruolo di centrale in coppia con Dugo e ai lati Giustiniano e Abate. A centrocampo agiscono Puleio con Pipitone e Spatafora, mentre in attacco il tridente è composto da La Rosa, da Silva e Cadalfamo. Fischio d'inizio ed è subito Camaro in avanti, Pipitone per da Silva, appoggio per Puleio e conclusione di destro parata da Manna. Al terzo La Rosa mette in mezzo da destra, Manna respinge corto, arriva da Silva che ci prova due volte, ma il portiere prima si oppone con il piede e poi blocca. Ancora sugli sviluppi di una rimessa laterale, cross di Giustiniano, controlla Catalfamo e conclude, Manna respinge e recupera anche su Puleio. All'11° Pipitone lancia Catalfamo che entra in aria, lascia a Spadafora che con un tiro cross serve da Silva che all'altezza del dischetto non sbaglia nonostante il tentativo con i piedi di Manna. L'ottimo avvio dei neroverdi viene premiato dal vantaggio siglato dal numero 9, bravo a sfruttare l'assist del compagno. Il Camaro è in pieno controllo del match, al 27° contropiede di La Rosa, palla in profondità per Catalfamo che calcia ma Manno è ancora bravo a respingere con il piede. Un minuto dopo Giustiniano da destra mette in mezzo, Puleio prolunga a centro aria, la difesa non riesce ad allontanare, si avventa da Silva ma ancora Manna si supera e nega il gol all'attaccante neroverde. Poco dopo angolo di Spadafora, deviazione ravvicinata di Ricciardi, la sfera si alza e il colpo di testa di Dugo supera di poco la traversa. Il Camaro insiste al 36° cross basso da sinistra di Abate, La Rosa controlla in area piccola, si gira bene e firma il 2-0. Arriva così proprio allo scadere del primo tempo il raddoppio dei neroverdi con il numero 7, bravo a controllare in mezzo a due avversari e piazzare la sfera alle spalle di Manna che in questa occasione non può nulla. In avvio di ripresa è sempre il Camaro in avanti, al 6° Pipitone lancia il neo entrato Stima a destra, dal fondo mette in mezzo per la deviazione sotto misura di Da Silva. Tutti ad abbracciare il numero 9 che firma il 3-0 e la doppietta personale. Da Silva arriva con i tempi giusti sul pallone e con un bel destro di prima sfrutta al meglio l'assist del compagno. Al 10° disimpegno errato della difesa ospite, La Rosa recupera palla e serve Da Silva in aria, controllo e dribbling sull'avversario, destro a incrociare che batte Manna per il 4-0. Ancora a segno il bomber neroverde alla sua seconda tripletta consecutiva. Pregevole controllo di destro che fa fuori battaglia e precisa conclusione che il portiere tocca, ma non basta per evitare il poker. Il Camaro potrebbe ancora allungare al 19° con il potente sinistro dal limite di Pipitone. Manna respinge corto, Da Silva ribadisce in rete da due passi, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dell'attaccante. Il risultato non cambia più, il Camaro batte 4-0 la Folgore Milazzo, conquista la 6ª vittoria consecutiva e si conferma così al 2° posto in classifica con 53 punti.